con mister Paolo Castaman, tecnico del Teze, neo campione del trofeo Regione Veneto di prima categoria. Mister, una vittoria larga, 3-0 netto sull'Unione Cadoneghe. Diciamo che insomma l'espulsione magari vi ha un po' facilitato il compito nella ripresa, ma insomma da un punto di vista tattico avete interpretato la gara alla perfezione, concedendo comunque pochissimo all'avversario. Io credo che stasera siamo stati perfetti in ogni zona del campo, abbiamo lottato su ogni palla. E da 5 partite che non prendevamo gol, ci tenevo a non prendere gol, perché queste partite qua, se prendi gol poi rischi di comprometterle. Siamo stati bravi e fortunati perché abbiamo regalato un'occasione a loro, l'hanno sbagliata. Noi alla prima occasione abbiamo fatto gol e poi l'espulsione e il rigore tattico in cui ci abbiamo messo ci ha portato alla vittoria. Siamo con Luca Piero Pan, bomber del Teze, stasera doppietta decisiva nel finale del trofeo Regione Veneto di prima categoria. Luca, una grande partita personale tua, ma insomma di tutta la squadra, 3-0 meritato, insomma forse un po' troppo largo, ma comunque meritato nel complesso la vittoria. Che finale è stata, che partita è stata? È stata una partita dura, inizialmente abbiamo studiato un po' l'avversario, come ci ha indicato il mister. Dopo il gol ci ha aperto la strada verso questa vittoria e nel finale abbiamo dilagato in pratica. Le emozioni del gol, il primo naturalmente immagino quello più sentito. Il primo è sempre più bello perché è quello che sblocca gli equilibri. È stato anche probabilmente il più facile, perché nonostante non sia stato col mio piede, però il secondo invece mi è piaciuto di più perché ho settato 2-3 uomini e li ho messi dentro, ho chiuso la partita. Siamo con mister Valeriano Fiorini al termine della finale trofeo Regione Veneto di prima categoria, persa 3-0 dall'Unione Cadoneghe contro il Teze. Mister, risultato ampio in favore dell'avversario, in realtà però insomma fino all'espulsione quantomeno siete stati pienamente in partita e forse avete avuto anche per primi l'occasione di sbloccare la gara, occasione che invece avete fallito nel primo tempo. Sì, purtroppo nel primo tempo abbiamo avuto quell'occasione dove loro hanno sbagliato il retropassaggio al portiere e il nostro attaccante purtroppo è scivolato e non è riuscito a far gol. Dopo 5-10 secondi dall'altra parte, sempre il nostro giocatore ha voluto stoppare la palla dentro l'area, ha stoppata male e abbiamo preso questo gol. Sì, siamo rimasti in partita fino a quando il nostro giocatore, il difensore centrale Guivellari, si è fatto cacciare, poi per loro è diventato tutto in discesa. Diciamo che devo solamente ringraziare i ragazzi per quello che hanno fatto, per noi è stata un'esperienza veramente bellissima, doveva essere così. All'inizio dell'anno avevo chiesto ai ragazzi di passare al primo turno e oggi siamo qua dove abbiamo fatto questa, secondo me, una discreta partita contro un ottimo Teze. Bravi ragazzi ancora e bravi al Teze, che comunque è una squadra veramente composta da ottimi giocatori e non dico che hanno meritato, però hanno sfruttato gli errori nostri. Siamo con Nicola Mainino, capitano dell'Unione Cadoneghe al termine della finale Coppa Veneto di prima categoria, persa 3-0 dal Cadoneghe. Punteggio largo, forse eccessivo per voi Nicola, diciamo che fino all'espulsione eravate pienamente in partita, dopo la seconda ammonizione del vostro compagno purtroppo lì la partita è cambiata e forse il Teze ha meritato la vittoria. Beh, alla fine spiegare un 3-0 non è mai facile, nel senso credo che per 75 minuti 80 siamo stati in partita anche in 10 contro 11, cioè dopo il rigore del 2-0 ha chiuso definitivamente la partita, nel senso cioè poi il 3-0 ormai la partita era finita, quindi però credo che alla fine la partita ce la siamo giocata alla pari e abbiamo avuto noi l'occasione di passare in vantaggio, troppo grande forse, e poi abbiamo regalato proprio l'1-0 e alla fine se andiamo noi 1-0 a fine primo tempo credo che la finale sarebbe stata diversa. Peccato.